Fran Cifer, pomoćnik trenerja, danas ste vodili tekmo. Prosim vas za kratku cenu današnjeg srećenja. Ja, mi smo znali kada nas čakali za današnju tekmo. Probali smo dati sve od sebe, povedli smo, kontinu smo dobili, po meni nerazumljivi dogodko, nespametni gol prvoga, tudi drugi gol, bili smo izjednačili na 2-2, potem pa v zadnji minuti še dobili treći gol. Kaj moramo? Že drugi ste ostali z igralcem manj praktično že prvem polčasu. Ja, to se pozna, kajte mladi Kurbus je igral solidno tekmo, dobro tekmo. Se vidi, kad nema še prilagaški izkušen, kao eno velikom žare borbe je napravo faul in dobio drugi rveni karton. Kako komentirate dejstvo da ste z igralca manj praktično ba zadetka v drugem polčasu dobili iz protinapada? Ja, mi smo se dogovorili, da na trojka v zvezni liniji, kad naj ostane skupaj, kaj to se nam ni uresničilo, smo se nespametno, nekontrolirano postavili in tudi temu primerno je tudi bil zadetek. V naslednjem krogu vas čaka sila pomembno srečanje v Kranju, kratka napoved. Ja, moramo mi čim prej moramo iz dna lestvice priti, rabim točke za vsako tekmo, zdaj pa probalimo maksimum. Rodolfo Vanoli, trener Luke Koper, prosim najprej za kratko oceno današnjega srečanja. Come hai visto oggi la partita? È stata una partita giocata molto bene da ambe le squadre, tutte e due volevano vincere. Obe equipe sono odigrale lepo tecmo, obe sono imele željo za zmago. Perciò faccio i complimenti al Mura. Tukore, čestita Muri. Però penso che il Koper è venuto qua per fare la partita e alla fine il risultato è giusto, sia giusto. Koper je prišel v Mursko Soboto igrat in to je tudi potem dosegel, tako da mislim, da rezultat je pravičen. Anche perché venivamo da una sconfitta molto pesante in Coppa e noi volevamo riscattarci subito. Še posebej zato, ker smo zelo nesrečno izpadli iz pokala v sredo in smo hoteli se čim prej pobrati in to nam je uspelo. Cioè, pesante non per la mancanza di gioco, ma perché è arrivata al 93esimo. Ni zaradi tega, da smo slabo igro pokazali, ampak zato, ker je bilo to v 93 minuti. Po vodilnem zadetku je izgledalo, kot da ste se zadovoljili z minimalnim vodstvom, kar bi se vam lahko maščevalo. Mura je izenačila. Dopo 2-1 per noi, si è visto che siamo stati soddisfatti per 2-1 e poi Mura è pareggiato e poi? No, io cioè, penso che io ho 30 anni che sono nel calcio. Io sono già 30 anni nel nogometo. E quando hai un uomo in più o chiudi subito la partita. Ko imaš igralce več ali zapreš takoj tekmo, torej povedeš. V trenutku če sem pa da sofrira. Ponavadi je potem zmeraj prije do tega, da potem moraš do zadnjega trpeti. Però devo fare i miei complimenti sinceri ai miei ragazzi che hanno creduto nella vittoria e l'hanno ottenuta e oggi siamo terzi in classifica, per me è motivo d'orgoglio. No, zato pa še toliko bolj moram zdaj čestitati mojim igralcem, da so uspeli to tekmo pripeljati do konca, na koncu povesti 3-2 in da smo danes na tretjem mestu. Anche perché il mio club lo merita. Tudi zato, ker moj klub si zasluži biti na tretjem mestu. Kaj pričakujete od naslednjega kroga, ko doma gostite letos zelo dobro Olimpija? Ko zapensi per mercoledì kontro Olimpija? Ma ieri mi sono fermato a Ljubljana per vederli di persona. Včeraj sem bil v Ljubljani, v Stožicah, sem gledal tekmo v živo. È una squadra molto forte. Je zelo močna ekipa. Noi rispettiamo tutti. Mi rispettiamo vse. Ma non abbiamo paura di nessuno. Nobenega pa se ne bojimo. Però e faremo la nostra partita per cercare, come sempre, di fare più punti possibili. Vsako tekmo bo šli tako kot zmeraj, da naredimo čim več točk. Perché noi come club vogliamo crescere e arrivare in Europa League e rimanerci tanti anni. Mi kot klub bi želeli uspešno nadaljevati in priti v Evropo in v Evropi tudi ostati nekaj časa.